fatto che si possa tornare a un sistema di accoglienza programmato e pianificato come è avvenuto fino a qualche settimana fa. Quindi, se non altro, questa vicenda di Gorino ha indotto parecchie persone, alcune persone a farsi avanti, a dare più disponibilità, e quindi adesso, al momento, possiamo contare su una situazione diciamo di equilibrio. Certo, viaggiamo sempre sul filo del rasoio, perché l'equilibrio è sempre precario, quindi potrebbe da un momento all'altro precipitare la situazione se dovessero arrivare altri sbarchi. Quanto siamo vicini a questo punto? Non lo sappiamo nemmeno noi. Non sapete ovviamente neanche.